Sì, hanno pagato anche la multa e hanno offerto pasticcini e Coca-Cola, una bella merenda ricca, abbondante, visto che erano in due e mezzo, quasi tre. Quindi insomma è venuta fuori una bella merenda, però è un po' lo spirito che ci deve contraddistinguere, nel senso che per me sono elastico su tutto, tranne che nella mancanza di rispetto tra compagni. Mi va bene a volte che si possa andare sopra le righe tra allenatore e giocatore, perché è normale, alla fine siamo esseri umani e non è che bisogna recitare per forza tutte le volte. A volte ci si può mandare anche a quel paese serenamente, fermo restando il rispetto dei ruoli, e poi magari capire da che parte si è sbagliato. Però non permetto a nessuno di intaccare il nostro gruppo, che è un gruppo granitico, che è un gruppo di ragazzi per bene, che si sentano tutti partecipi di questo progetto, sono tutti coinvolti, tutti vanno in campo, forse l'unico che si può, tra virgolette, lamentare, l'unico che ha avuto meno spazio è stato Frugoli, per il resto tutti hanno avuto il loro spazio, tutti hanno avuto le loro chance, tutti hanno capito che qui si può andare dalla tribuna in campo e viceversa, e succederà anche domani. E quindi in questo senso io voglio continuare su questa strada di dare a tutti la sensazione, soprattutto la convinzione di essere 20 titolari. Tra virgolette, la fortuna di questa squadra, e di questo ne devo dare atto ai ragazzi di aver partecipato a ogni seduta di allenamento dal primo giorno di ritiro, è che noi riusciamo a cambiare modulo prima della partita, ma anche in corsa, senza snaturare le nostre caratteristiche, senza perdere le nostre linee base di gioco. Quindi di questo ne devo dare atto. Io con questi ragazzi ho la possibilità di passare dalla difesa a 3, a 4, a 5 senza problemi, da centrocampo a 2, a 3, a 4 senza problemi, davanti uguale. E ripeto, la cosa bella secondo me di tutta questa bella storia della Pistoiese, di questa Pistoiese 2014, è proprio questo, cioè il fatto di una squadra che riesce a esprimersi bene in ogni situazione, con tutti gli effettivi. Ripeto, forse l'unico giocatore che esce un po' dalle caratteristiche offensive è Romeo, come caratteristiche, però riusciamo secondo me a sostituirlo bene, perché col Teramo, io ripeto sempre, senza Romeo abbiamo fatto 4 gol, sarà stato un caso, sarà stato tutto quello che volete, però abbiamo fatto 4 gol in quella partita. A Carrara, quando uscì, ne abbiamo fatti due. Insomma, comunque noi secondo me abbiamo le frecce nel nostro arco con caratteristiche diverse, però questa è una squadra dove tutti veramente sono sempre pronti a giocare, dove io li trovo sempre pronti e tirati a lucido qualunque giocatore mando in campo, e soprattutto ripeto che mi danno tantissime soluzioni tattiche, perché non ci snaturiamo mai, nonostante si possa cambiare il modulo, non ci snaturiamo mai. Anche perché poi, al di là dei moduli, io ripeto sempre a loro che non c'è modulo che tenga se non c'è la testa, la rabbia, la concentrazione nella partita, cioè quella viene avanti a tutto, cioè l'ABC del calcio è quella, cioè come interpreto la partita. Poi dopo i numeri sono importanti, gli schemi sono importanti, i moduli sono importanti, ma se non c'hai il fuoco dentro.